I never quite realized how beautiful this world is. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S, I want him. I mean. We're not so different after all. Pod 153, I order you to halt all logical thought and speech. They're not A2! I can handle this! Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of Yorha. That's not the operator. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary and gather what data you can. Understood. H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long-range lasers confirmed. Ah! 11B, down. Our HO229 cancelers are ineffective.
Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Seven E down. Down. Assuming captain's duty. Multiple surrounding enemy air units confirmed. Requesting permission to assume mobile configuration. Permission granted. Compromised. Awaiting further orders. Operator to 2B, we need you to rendezvous with Unit 9S and begin gathering data on the local terrain. Understood. Activating short-range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Thank you.
destroyed. Not quite. Is that our target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal, dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Scusate, vi abbiamo fatto vedere le prime parti, la parte introduttiva di Nier Automata. E erano proprio le prime fasi con la partita appena avviata. E ovviamente io ho una partita molto più avanti che però non mi sembrava il caso di farvi vedere, quindi abbiamo deciso di iniziare dal principio. E insieme a me ci sono Pietro e Alessandro. Ciao. Ciao. E niente, vi stiamo mostrando Nier Automata, che è uscito oggi per PlayStation 4, uscirà il 17 di marzo, la settimana prossima, per PC su Steam. Noi ci stiamo già giocando da un paio di giorni, grazie ai publisher che ce l'hanno fornito, e domani arriverà la nostra recensione. Sul sito trovate già le guide principali su questo gioco. E niente, ora vi mostriamo le prime fasi a piedi action. Se avete domande fatele pure in chat, che Pietro e Alessandro me le riferiranno, io appena possibile vi risponderò. E nulla, questo gioco, come stavo dicendo a loro prima, mi sta convincendo molto. Ed è, si vede già dalle prime fasi che è un perfetto connubio fra la creatività geniale di Yoko Taro e i classici action di Platinum Games, che su questo genere ha fatto secondo me scuola con Bayonetta, che è uno dei giochi che la scorsa generazione mi è piaciuto di più. E niente, cosa dire. Queste sono proprio le prime fasi, sto cercando di... Dicono che l'audio del microfono... Sì, l'audio. ...hanno lo stesso volume. Eccoci, scusate, settaggi audio, ma sulla PlayStation sono veramente poco funzionali. Ok. Vanno meglio adesso?
Sì, ok, adesso dovrebbe sentirsi normale. Salutiamo Aragorn Draconian che ci saluta. E in caso non avesse sentito, vabbè, ormai è abbastanza chiaro che stiamo streamando su Nier Automata, come già detto prima da Eno. E il nuovo gioco di Platinum Games, che sono anche gli sviluppatori di Bayonetta. E il regista è il director è Yoko Taro, che è l'autore dell'originale Nier. Ciao Dario. Dice che sì, ciao Dario. Come dicevamo prima, la parte che loro non ha sentito. Esatto. Che il gioco, anche delle parti in 2D che cambiano automaticamente nel corso del gioco. Sì, ed è una cosa che non si vede tutti i giorni sui giochi recenti, almeno. Mi ricorda un po' questo passare dal 3D al 2D e il Shaddai sulla PS3. Comunque ricordiamo che praticamente la storia di Nier Automata si svolge molto dopo il primo Nier e praticamente parla di una sorta di invasione extraterrestre che ha portato gli esseri umani ad andare sulla Luna e successivamente a programmare e a riportare sulla Terra dei sorti di androidi, e questa, la protagonista fa parte di uno di questi e dovrebbe essere far parte della squadra Iora, se sì, certo, si pronuncia così, e ovviamente l'obiettivo sarà, penso, sconfiggere questa minaccia extraterrestre, sì, e liberare la Terra da questi invasori. Vedremo se ci riesce Eno, quindi un po' di pressione, ma no, vedremo se riuscirà a battere i nemici del tutorial. Aia. pare di no, non esageriamo, E inoltre ricordiamo che questa qua faceva parte anche della beta, già della demo già presente sul PS Store, e quindi non vi dovremmo star spoilerare nulla in questo momento. Mi piaceva dare spallate così a casa, non sono stupido. Sì, sì, non voglio spoilerare nulla sulla trama avanzata, Dario, ma è il classico gioco alla Yoko Taro in cui c'è lore in qualsiasi cosa fai e ovunque, ed è fuori di testa, ci sono delle cose assolutamente geniali in questo gioco, assolutamente. It's unnecessary. All right then. To be it is. Anche qui c'è il cambio da 2D, da 3D a 2D, che è una cosa, sinceramente, mi piace molto. Varia un po' lo stile di gioco, anche se alla fine il genere rimane lo stesso, però comunque è molto molto piacevole.
Andy, scusate, non voleva scendere. Devo andare a prendere, ho visto che c'era una cosa che mi ero dimenticato, speravo fosse qualcosa di più di un cristallo, ma non lo era. Era una rubina. Sì, ecco, qui c'è un problema, qui ho avuto un problema anche con la telecamera nella mia prima run. Che ci sono i nemici qua e la telecamera là in fondo cambia. Ah sì, me lo ricordo, anch'io nella beta ho avuto questi problemi. Perché continua a cambiare la telecamera e in realtà devo dire che durante il gioco non succede quasi mai, quindi è. Sì, sì. È abbastanza studiato bene. Alcune volte capita purtroppo che la telecamera rimanga incastrata. E non parlo di quelle volontariamente sotto la gonna, nel senso. Parlo di quelle. Faremo finta di crederci. Ah, tanto il trofeo l'ho già fatto, quindi. Sì, tra l'altro ci sarà un trofeo dove vi basterà guardare 10 volte sotto la gonna della protagonista per sbloccarlo. E questo fa capire un po' il genio esegolatezza. Allora, non mi ricordo, non mi sono accorto che mi stava venendo incontro per abbracciarmi. Eno che rischia la morte. Ma no, vabbè, ma figurati. Guarda, per non rischiare proprio. Uno vuole provare ad abbracciarmi o gli spa. Scusate, il mio telefono che suona, ma lo lascerò suonare. Sì, è incredibile come le persone chiamino sempre nei momenti meno appropriati. Anche a me quando sono andato in live gli altri giorni ha chiamato Siri. Non sei abituato a persone che ti cercano? No. Sono abituato a starmene tranquillo. Io in questo genere di giochi sono scarsissimo, secondo me. Io me la cavo perché adoro i giochi Platinum Games, quindi mi va bene. Nier il primo l'ho giocato, quindi diciamo che dovrei cavarmela. Erano lì apposta per sorprenderti. Però sono a livello 1, vedo, e quindi penso che sia una sorpresa abbastanza gestibile, piacevole, si può dire, e anche gestibile. Dario, manterrò un atteggiamento professionale e cercherò di far finta di non aver visto il tuo commento, ma sì, hai ragione. Ha
sono di qua, non posso ancora entrare, mi sono di nuovo di qua. Sì, tra l'altro la beta durava un sacco, perché anche qui si poteva andare e combattere contro questi nemici. Sì, c'è una bella varietà di nemici peraltro durante il gioco, e quindi anche questo è piacevole, perché in un gioco del genere chiaramente si rischia di arrivare poi a un certo punto che non si viene più sorpresi, e non è un bene secondo me, no? Invece chiaramente sì, essendoci di mezzo una produzione molto studiata, ci sono veramente un sacco di nemici diversi eccetera, anche se in realtà i primi boss sono simili fra di loro, poi c'è una bella varietà, anche perché all'inizio più beh ci sa, almeno all'inizio non corro il rischio come di annoiarti. Certo, vabbè, se sono tutti uguali poi è brutto. Questo vizio di sparare le loro palline rosse. Sì, queste simpatiche palline rosse che io posso anche evitare, ma siccome ogni tanto le sbaglio, visto che sono facili, li faccio, vedi, come vedi qua, io vado vicino e sbaglio perché sono troppo vicine. Allora li ammazzo da lontano, perché tanto questi sono veramente facili, quindi anche se li ammazzo da lontano non mi... Intanto Aragorn ci dice di stare tranquilli e essere noi stessi. Ah, avete rotto queste palline, basta. E abbiamo anche già 13 spettatori. Scusate, faccio una cosa, mi curo un po', perché sennò ogni tanto non vorrei fare brutte figure, insomma. C'è nient'altro che devo raccogliere, no? I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Piccola visuale dal basso. Grazie. You mean the birds? Yeah. Sempre una bella visuale. Probably because the environment's changed. Tra l'altro nel corso del gioco si potranno cambiare le armi, no? Sì, sì, certo, sì, sì. Ci sono varie armi disponibili, si possono cambiare anche le impostazioni del pod, del robottino, che può lanciare molte abilità, può mettere scudi, lanciare missili, ci sono un sacco di settaggi diversi, che così è molto, diventa molto tattico a un certo punto, nel senso che poi devi... Sì, differenzia anche lo stile di gioco. Sì, poi puoi scegliere se potenziare di più l'attacco, cioè la distanza, equilibrato, te lo chiede svariate volte nel gioco se vuoi modificare le tue impostazioni, poi puoi impostare tutto. Tanto stasera volevo fare... Cioè, oggi volevo far vedere la prima parte del gioco e mostrarvelo. Poi domenica sera insieme a Giorgio, e se vuole farci compagnia anche Dario, sarà molto utile. Domenica sera vi facciamo vedere qualcosa di un po' più avanzato, il sistema di combattimento con le armi, eccetera, più avanti nel gioco. E poi invece settimana prossima vi mostreremo di nuovo, faremo una sorta di walkthrough continuando da qua, mostrando magari il boss più forte del gioco e Eno che non riesce a uccidere. Ma, ti dico la verità, finora io ancora lo sto terminando, non ho ancora terminato, lo terminerò oggi stasera. Io per ora sono cioè il massimo di volte che sono morto è 2 o 3 quei boss più difficili, perché magari sbagliavo l'impostazione, perché non capivo bene come funzionava la... Cioè alla fine qui si tratta di capire come funziona il boss e cercare di capire le meccaniche in fretta. Insomma, adesso come vedete questo è molto simile a quello di prima, a parte che mi sono fatto colpire come un babbo 2 volte. L'emozione della live.
è che poi ne arriva anche una seconda, quindi diventa anche più divertente, no? Poi comunque sia, se volete trovare altre armi o pod, che dir si voglia, sempre sul sito trovate le guide che vi aiuteranno. Per esempio c'è una guida su sui tipi di pod che potete trovare, ne abbiamo, cioè ce ne sono due presenti, e sul sito potete visionare comunque e capire dove trovarli. Poi ci saranno anche i fabbri in nel corso dell'avventura, e ovviamente non vi spoileriamo niente. Magari nella prossima settimana, quando Eno streamerà di nuovo, vi farà vedere qualcosina in più. Se non muore, e no? Vi parlerà, se non muore, vi parlerà in modo più approfondito, così magari avrete già la possibilità di giocare Nier e finirlo, e non rischieremo gli spoiler vari. Quanti sono i finali del gioco complessivamente? 26. Sì, sì, ma infatti ho... Dario, sto facendo i salvataggi in modo da poter rigiocare più volte le parti con le scelte, in modo da... con una run completa, con una 35 ore di gioco, riesco a finirlo tre volte, sostanzialmente con tutte le scelte possibili. Sì, poi ovviamente ci saranno i più disparati finali, alcuni assurdi e altri meno, che trovate sempre sul sito, tra l'altro. Quindi se, ora abbiamo se questo cercate simpatico, qualcosa, questo sito. Simpatico boss piccolino, ed è anche molto tenero, non cercherà assolutamente di farci male. Mi ricorda Optimus Prime. Sì, solo che Optimus Prime non aveva delle seghe rotanti nelle mani. Col seno del poi avrebbe potuto anche me. Se lo è. Mi sono fatto colpire con un cretino, ma tanto il mio pod continuava a colpire perché è simpatico. Tra l'altro il nome del boss è in giapponese? Sì. Ok, quindi ovviamente ricordiamo che è la versione italiana, come avete già visto. Mi chiedo cosa si provi ad essere un robot, cioè, e avere questo estino che ti spara. Non è frustrante. Io mi sentirei abbastanza impacciato, abbastanza stupido. This is the target. I'm going to destroy. Right. I'll provide support. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. Non sono proprio veloci, boss. Più che altro questo è, finché è lì non posso colpirlo da distanza, devo aspettare ogni volta che cerchi di ammazzarmi per colpirlo da vicino. Cosa che mi pare voglia fare abbastanza convintamente. E adesso cercherà di nuovo attaccarmi da sotto, perché è un gran simpaticone. E tra l'altro ha un sacco di vita. Sì, ma non preoccuparti, non... Cioè... non lo devo uccidere solo sparandoli così, perché sennò ci metterei 7 anni. Piano piano, alla fine si vedranno i risultati. Mi pare oltretutto che in questa chat ci sia qualcuno che ha ucciso gli ormi gigante a spadinate su Dark Souls. E beh, quando non sai cosa fare con l'arma che ti danno, vai tranquillo a colpire a spadate
col potere dell'amicizia e della lealtà. E la boss fight ti dura nettamente 40 minuti o più. Però visto che Eno è una persona più in gamba di me nel riconoscere le cose, penso che questo scontro duri molto meno del mio. Per fortuna l'ho già fatto una volta e non è durato molto neanche quella volta lì, perché sennò... Ma per fortuna ti cedo volentieri la trasmissione di Nio. Nio, puoi trasmetterlo tu tranquillamente, perché io potrei fare molte brutte figure. Ma fidati che le farò anch'io, probabilmente. No, ma tu sei già abituato e sai che io non sono un giocatore di Dark Souls, quindi... Ho proprio difficoltà. Cioè, se io mettessi a trasmettere Dark Souls, potrei metterci 2 anni a fare un walkthrough completo, quindi... Ma 2 anni streamando tutti i giorni, però, Intanto Aragorn ci chiede se ci sono i salvataggi automatici o manuali. No, no, i salvataggi sono manuali e ti dice lui quando puoi salvare. Ci sono vari negli accampamenti e con dei distributori automatici sostanzialmente, che poi più avanti nel gioco servono anche per il trasporto rapido. E quindi no, purtroppo il salvataggio automatico chiaramente è stato tolto apposta, e ogni volta che si muore... Il corpo rimane, come i giochi Souls-like, rimane per terra e devi recuperarlo per prendere i chip e i potenziamenti, perché sennò rimangono lì. E chiaramente, come i Soul, se non riesci a recuperarlo e muori un'altra volta, perdi i chip che avevi dentro al corpo. E la particolare... C'è anche su PC, esce venerdì prossimo. Su Steam, a partire da venerdì prossimo, il 17 marzo. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt to feel... Tanto Pietro voleva sapere cos'erano i chip. I chip sono i vari settaggi, cioè potenziamenti, diciamo, che puoi settare per impostare le tue abilità. Ci sono potenziamenti, cioè chip difensivi, d'attacco... queste cose qua. E dopo li facciamo vedere nel dettaglio, magari dopo, quando iniziamo la personalizzazione, eccetera. Ma quindi potenzialmente tu potresti arrivare contro il boss finale, se ce n'è uno, sì, morire 2 minuti prima, perdere tutto e trovare l'equipaggiamento di quando hai appena iniziato il gioco. No, nel senso che tu, cioè, non è che torni con quello del gioco, perché le armi in realtà ti rimangono, ma non ti rimangono i chip e questa abilità qua, sostanzialmente. Cioè, nel senso, perdi solo i chip, non è punitivo come Dark Souls, perché non è un gioco Souls-like questo, quindi non serve che sia così punitivo, anche perché già i salvataggi li fai solo quando vuole lui. Quindi non è punitivo. Io ora, mi spiace, non ho potuto farvelo vedere perché ancora non sono morto, ma almeno il primo boss fatemelo fare senza morire. Adesso mi sono portato sfiga da sole e morirò subito. Anche se non dovrei avere grossi problemi in realtà, perché sono una questione di tempismo nelle schivate questo primo boss. Si potrà potenziare anche questa armatura o... Questo si può potenziare, sì, si può potenziare anche questo con delle missioni. E poi si potenzia anche si potenzia anche da solo, progredendo con la storia, insomma. Ah, ok. Sta provando a giocare a palla tennis con me.
che ci sta anche riuscendo. Direi di no. Perché adesso adesso faccio la classica mossa simpatica che cioè, usi le sue stesse braccia per schiaffeggiarlo. Lo chiamano karma. Cioè, vedi, questo che dico che deve essere frustrante essere un robot così. Ti staccano le braccia e te usano per picchiarti. Quando all'elementare ti dicono non ti picchiare, non ti picchiare. Intanto, colpo finale. Che il primo Megazord è andato. Contact command. Request assistance. No. E questo personaggio qui che è abbastanza messo male. Non ti dico nulla perché guarda il video e. Ah, ok. Oh great. Dai, è comparsa la famiglia del robot gigante. Sì, gli zii, i nonni, i cugini, ha chiamato un po' tutti, quindi. Ha chiamato suo cugino? Esatto. Destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Ok, la scatola nera penso sia l'oggetto più forte al mondo. Adesso distrugge tutti. Ottimo. Vi ricordiamo che potete scrivere sul nostro sito durante le dirette, se avete qualche richiesta per i nostri streaming, che volete vedere delle parti particolari di un gioco. Titoli in uscita, eccetera, voi ce lo fatecelo sapere, cercheremo per quanto possibile di accontentare le vostre esigenze, insomma. Ah, non posso ancora entrare, adesso vi faccio vedere come funziona questo che è l'hub centrale, diciamo. So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now we can. Missione compiuta. Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know. I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Quindi praticamente sarà possibile selezionare un capitolo ogni volta e verremo mandati da questa sorta di navicella sulla Terra. Questo è un bunker sostanzialmente e qui quando muori praticamente in questa fase
Ok, allora come vedete, condivide con i Souls-like anche la funzionalità dei messaggi online. Questo cosa vuol dire? Che noi potremo trovare effettivamente i cadaveri degli altri che muoiono nella stessa zona e poi fare anche delle funzionalità particolarmente divertenti che vi mostrerò fra pochi minuti, così evito di dirvelo a voce che è molto meno bello. Allora io salverei e salverei su questo perché magari non salvo la mia partita. Ok. Tanto ne ho un'altra salvata sulla chiavetta, quindi per fortuna ho fatto previdenza. Sì, fatto bene. No, sì, perché sennò mi dava problemi. 5012 Se... AD. Ok, qui dà una spiegazione, lo lasciamo ascoltare. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. Eccoci, di nuovo. Pietro Alessandro, cosa ne pensate di queste prime fasi di gioco? Ma io avendolo già giocato, cioè visto che ho riconosciuto la parte della demo, ho le stesse impressioni, che mi è piaciuto, e è molto carino, soprattutto come ho detto prima, la parte dove cambi dal 3D al 2D, cioè, l'ha reputo molto interessante, dato che non si vede spesso ultimamente, come ho detto prima, e anche la boss fight comunque si è visto che era il tutorial, non era male, anche il fatto di prendere un oggetto, in quel caso il braccio del boss, per ucciderlo. Era un'idea molto interessante. Quindi ti fa fare le impostazioni del sistema, del tuo sistema che saresti tu automa, insomma. E io ora confermo così. Per quello che mi riguarda, mi sta. Allora, io non l'avevo mai. Non sono tipo da giocare alle beta. Non apprezzo il giocare una beta per poi lasciare lì metà Are you there? dell'esperienza. All Quello che right, sto are we good vedendo now? adesso, mi sta Okay. piacendo. Settings should all Lo be good to trovo go. abbastanza. Lo trovo molto Hold on. interessante, anche Your se self-destruct per commissions are missing. Wait a second, I ora need to quello che restore ho those. visto probabilmente è poco. I could set it for Ho you, but you should visto probably do it yourself. due cose, ho visto Regulations and due all, you know? ambientazioni, due corse Okay, good. sui tralicci, If things go wrong quindi during an op, you may have to sacrifice yourself in order to quello finish che it. c'è So, once you're finished da making me adjustments, you can go ahead and close this out. che non conosco, che non ho seguito le vicende, che non ho seguito trailer, che non sono dentro alla vicenda. Sì, è molto Warning. interessante, è molto trovo molto interessanti questi personaggi, questi robot che prima parlando tra loro dicevano le emozioni sono Yes. vietate, The sono tutte commander's cose put me in che charge of your maintenance, ma'am. cioè, mi So that means I'll be performing regular colpiscono, checks mi on you fanno from now on. pensare. Voglio vedere poi, man mano che il gioco I andrà see. avanti, Oh, come don't verranno worry. sviluppate queste We cose. 9S models are the Ti best dico, around. Anche questa. una delle Well, I particolarità dei giochi suppose di we're not Yokotaro è exactly che known la for our lore è modesty. impressionante e che chiaramente ci sono 9S? tantissime cose What is it, dietro. ma'am? Quindi è un gioco che Stop va calling me ma'am. approfondito, Look. giocato e ha una rigiocabilità molto There's no alta. need to be so 26 formal. finali mi pare che siano abbastanza Okay, per if you dare say so.
per dare la possibilità alla gente di rigiocarlo. Per comprenderlo al massimo ci dovrebbe giocare. Sì, no, ma infatti è un gioco che va approfondito molto bene. E io onestamente in questo momento da giocatore a giocatore lo consiglio assolutamente, anche se so che questo è un mese particolarmente dispendioso. Intanto vi faccio vedere che qui c'è c'è la possibilità dentro ai computer nelle stanze di acquistare oggetti. È un emporio molto base, nel senso che c'è così. Come vedete qui ci sono c'è un nuovo messaggio. Questi sono i pod, i slot di salvataggio che troverete anche durante il gioco. E ora vi faccio vedere. Qui si può salvare e leggere i messaggi. Come vedete c'è un'opzione di trasporto che viene sbloccato più avanti nel gioco, che funzionerà da trasporto rapido da questi punti di accesso in tutta la mappa di gioco. Perché la grossa particolarità di questo titolo è che, a differenza degli altri giochi di questo genere, quindi anche solo dei giochi Platinum Games di questo genere action, o penso anche a un Devil May Cry eccetera, questo ha ambientazioni molto più aperte ed è ha una parte molto esplorativa che in questo genere di giochi di solito non è presente sostanzialmente. Intanto noi, quindi non serve a rifare il salvataggio, abbiamo salvato da poco. Andiamo a vedere. Ah, dobbiamo vedere il primo messaggio, scusate. Messaggio. Qui dice il responsabile di server, un messaggio di prova, chiaramente. Durante il gioco i messaggi ci forniranno anche delle missioni secondarie. La particolarità è che ho trovato le missioni secondarie molto varie e differenziate. E se ci pensate non è facile in un gioco action di questo tipo variare le missioni. E onestamente non ho ancora trovato missioni secondarie noiose. Io sto provando a farle il più possibile tutte, perché vorrei giudicare questo gioco nella sua interezza per quanto possibile. E quindi lo sto spolpando veramente per bene. Il mio giudizio è positivo. Sì, Dario, per rispondere a te, da gennaio sì, non parlarne a noi, perché sta uscendo il mondo in questi mesi, quindi sì, per fortuna cose che vanno via subito ovunque. Al titolo ci ripromettiamo che sarà l'ultimo e poi basta, e poi non è mai più. Sì, no, Dario, per farti capire, io cioè, in redazione stanno giocando Horizon Zero Dawn Pietro e Alessandro, e io no, perché chiaramente ho dato la priorità a Nier, visto che la recensione spetta a me. E quindi io ho Horizon Zero Dawn lì e non riesco a giocarci. Ho installato Ghost Recon Wildlands e non l'ho ancora avviato. E quindi sono veramente capisco quello che vuoi dire. A me manca anche il tempo per riuscire a giocare tutto, ma ci riuscirò un giorno. Molto lontano. Sì, ma non è questo il giorno. Ho lasciato sotto il nostro collega perché non mi dava fastidio che mi seguisse. Ah, peraltro adesso non vi ho fatto vedere, torno giù così faccio vedere anche questa cosa qui. Che con tutti i personaggi si può parlare. Adesso in questo caso non ci daranno missioni secondarie e non daranno risposte molto. Per quanto, visto che parlavamo della lore, anche queste per approfondire. Ora non mi metto a riparlare con tutti, perché penso che per la live stream sia noioso. E quindi vi faccio vedere ancora questo. Ok, qui c'è gli operatori che spiegano. Risaliamo. Interessante. Cosa? Non la capisco. La scelta dei colori di questo filtro grigio azzurro. Che è solo qui se guardi poi, perché in realtà. Sì, no, ho visto anche, sì è vero, qui sul lab è tutto così, ma anche durante le missioni che stavi facendo prima, erano colori tutti molto pacati, molto... Questa è la stanza di 9S. Sì, la scelta cromatica e artistica è particolare, io veramente la trovo molto, molto bella questa cosa. A livello artistico secondo me è davvero un gran gioco. Ora andiamo alla missione, sto facendo il giro intero, vi faccio vedere tutto il giro così. Qui c'è il terminal e noi dobbiamo andare là dove c'è il simbolino rosso.
Horizon, io, Dario, sono arrivato a poco dopo la prova, ho iniziato a fare le secondarie in giro, però non ho tempo di giocare in questo momento, quindi per ora mi sto dedicando a Nier, poi nel weekend avrò altre recensioni da fare, quindi ne riparliamo fra qualche settimana per Horizon. Magari ne approfitterò per streamarlo qua e andare avanti. Che alla fine è una buona idea. Peraltro, per i nostri spettatori, a differenza delle scorse settimane, da questa settimana abbiamo iniziato a trasmettere anche da console, perché purtroppo prima non avevamo nessuno in grado di farlo, ora siamo sia io che Alessandro 2, che è quello presente qua, visto che abbiamo due Alessandro in redazione, e quindi se avete richieste particolari su giochi usciti su console che non abbiamo ancora mostrato, vecchi o nuovi, chiedetelo e noi cercheremo di accontentare le vostre richieste. Sì, qualsiasi gioco. E possiamo anticiparvi che da lunedì a venerdì inizieremo una nuova rubrica che chi mi conosce non si stupirà del nome della rubrica, che è Vita da Camper, in cui in realtà non campererò, forse, non posso prometterlo però, e in cui cercheremo di mostrarvi, che cosa che non abbiamo fatto molto in questo primo mese di attività, gli FPS più giocati in questa stagione, quindi parliamo soprattutto di quelli invernali perché non ne sono usciti ancora adesso. E quindi a rotazione vi mostrerò Titanfall 2, Overwatch, Paladin, Battlefield 1, volendo Call of Duty Infinite Warfare, ma ci metterei un volendo, e Ghost Recon Wildlands, The Division, Destiny. Sì, insomma, tutti quelli presenti, basta, sì, e noi che voi ce lo chiediate e noi... Sì, noi faremo questa rubrica a pranzo dalle 13.30 alle 14.30, che sarà una rubrica extra, e poi chiaramente già sabato pomeriggio ci sarà una speciale su Destiny in vista del nuovo aggiornamento, e sabato sera invece trasmetteremo The Division per mostrarvi l'ultimo DLC fino alla fine, e in settimana vi mostreremo anche il nuovo DLC di Homefront: The Revolution. Ottimo, praticamente avremo lo stream da qui ai prossimi 5 anni. Siamo già programmati su tutto. Sì, Dario, poi a proposito di Yakuza 0 ti arriverà un messaggio tramite Giorgio stasera, sappilo, sapevilo che ti sei messo da solo nei guai. Allora, qui siamo arrivati, adesso vado a recuperare quella cosa là perché ogni piccolo oggetto è importante, intanto una visuale, un po' di fanservice non guasta. Ah, volevo farvi vedere una cosa in effetti, aspettate, vediamo se riesco a farlo qui. Se noi simpaticamente mostriamo le sue nudità, lei cercherà di scendere e di non farsi vedere. Una signora. A sì. Differenza di qualcuno. Stai parlando di me o di Alessandro? Decidete voi, decidete. Ah, ok, stai parlando di Alessandro. Lasciamo il esatto. Dubbio. Vedete, questa è l'ambientazione, è quello che rimane della Terra. E devo dire che, per quanto obiettivamente non si possa dire che sia un gioco con la grafica da AAA e tutto quello che volete, io penso che uno scorcio di questo genere comunque in un gioco action sia davvero apprezzabile, e secondo me artisticamente è un gioco veramente lodevole. È chiaro che se si mette a paragone la grafica di Horizon Zero Dawn è un altro tipo di gioco, e quindi non è neanche giusto paragonarle, secondo me, le grafiche di questi due giochi. Però secondo me c'è un panorama di questo genere in un gioco action, così
Di tutto rispetto, io adesso ve lo mostro un po'. No, sì, sembra molto piacevole vederlo così. Sì, comunque ogni disco, grazie Dario. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio e speriamo di riuscire pian piano a diventare sempre più professionali. Chiaramente perdonateci, questa è la mia prima live da giocatore, nel senso che ho partecipato a tutte le live che potevo questo mese, ma non avendo la connessione non potevo streamare e quindi non sono abituato neanch'io. Io faccio questo lavoro da tanti anni, ma ho sempre solo scritto, quindi a voce non sono ancora abituato, quindi perdonateci se... Sì, ci sarà il tempo per... Dalla prossima settimana partiremo anche con le video recensioni sul canale YouTube, cercheremo di dare vita anche al canale YouTube e pian piano stiamo iniziando ad avere i giochi in anteprima dai publisher e quindi riusciremo a fornirvi una copertura efficace con tempistiche ottimali, quindi dateci tempo e abbiamo un sacco di sorprese ancora da mostrarvi. Abbiamo ancora degli assi nella manica. Quindi iniziamo a scendere, che è molto bello. Intanto volevo vedere se trovo qualche oggetto così. Ah, intanto diamo una rapida occhiata, se volete. Ah, allora, al menu di gioco. Il menu di gioco ci dà la possibilità di guardare, vabbè, la modalità mappa, che ci mostra la mappa attuale. Chiaramente non abbiamo scoperto niente, siamo appena scesi, quindi non si vede nulla. Ci dà un riepilogo delle missioni, chiaramente qua anche questo non abbiamo ancora attivato. Gli oggetti, ci dà tutti gli oggetti che abbiamo raccolto, i recuperi, oggetti difensivi, di velocità, il rame, che è un oggetto da craftare per utilizzarlo per migliorare le armi, potenziarle. Qui ci dà le armi e come vedete sono disponibili, allora, a parte le manopole, che sono pugni, cioè sono per i pugni, insomma, sono oggetti per che potenziano il corpo a corpo con le mani. Ci sono in questo momento noi abbiamo solo la spada piccola, che è la prima che si trova, che è il patto virtuoso, e dopo potremo equipaggiare un'arma secondaria che può essere uno spadone o una lancia, e ci sono anche delle altre spade piccole, dei pugnali, e chiaramente poi si può impostare set di armi con tutte le abilità connesse, che in questo momento chiaramente siamo di livello infimo e quindi non si può fare. Domenica sera vi mostreremo quelle più avanzate. E poi ci sono le abilità, che come dicevo sono i programmi del pod. Il pod ha, in questo caso noi abbiamo per adesso solo il laser, che già usavo prima e che avete visto anche nella demo e nella beta, nella demo se l'avete provata, che lancia il raggio laser potente, che deve ricaricare chiaramente, quindi non è illimitato, al posto del mitragliatore normale. E più avanti ci saranno di offensive, missili e una serie di altri equipaggiamenti divertenti, che chiaramente combinati offrono un set di battaglia notevole sostanzialmente. E qui poi ci sono i chip inseribili, in cui si possono decidere varie impostazioni, in cui adesso vi faccio vedere la personalizzazione velocissimamente. Qui ti dà tutti i chip equipaggiati, cioè il sistema operativo, la barra punti vita. Se guardate nella barra destra, scendendo, ti fa vedere in che punto è selezionato, no? Qui chiaramente si potrà mettere al posto di quello, ci saranno poi quando li troviamo tramite crafting dai nemici, oggetti trovati per terra, si potranno potenziare l'attacco, la difesa, il supporto e ottimizzare il tutto. Questo consente di creare dei set che sono adatti per ogni tipo di giocatore e per ogni tipo di situazione. Quindi questo vuol dire che se voi preferite affrontare il gioco combattendo alla distanza, specializzandovi sul combattimento alla distanza, quindi potenziando il pod in modo da fornire supporto immediato, la spada che è lanciata più facilmente, eccetera, lo potete fare tranquillamente. E le impostazioni sono veramente tantissime, i chip che potete trovare sono veramente tantissimi, tant'è che gli sviluppatori hanno pensato di mettere tre tipi di impostazione, che voi in gioco richiamate semplicemente premendo. Io in questo momento non ne ho altri, ma premendo destra e sinistra cambiate il set con le freccette direzionali, cambiate il set del pod, alto e basso cambiate il set delle armi. E questo
cioè, vi permette di affrontare qualsiasi tipo di battaglia senza avere nessuna sorta di problema, perché chiaramente potete cambiarlo immediatamente e giocare molto su questa cosa. Chiaramente in questa fase iniziale non posso farvi vedere perché non ho equipaggiamento, quindi dovrei riequipaggiare la stessa arma in tutti i settaggi. Ecco, qui vedete, qui c'è un corpo di un nostro collega morto e noi possiamo, ve lo faccio leggere un secondo, ci sono varie funzioni e si può pregare e la salute del giocatore caduto verrà completamente ripristinata e riceverà un oggetto. Quindi in poche parole l'interazione funziona molto in maniera molto simile alla Dark Souls, Bloodborne, nei giochi di Miyazaki e di From Software sostanzialmente. Si potrà recuperare il corpo e si ottengono per temporaneamente 3 effetti casuali basati sui chip che il giocatore aveva con sé, oppure ripararlo, e ripararlo vuol dire che il corpo si alzerà e combatterà insieme a noi. Chiaramente non sarà potente come il giocatore che è morto, ma la funzione è molto utile sostanzialmente, perché se si sta combattendo contro una quantità esagerata di nemici, se trovi un corpo di qualcuno per terra puoi pensare di non pregare per lui e regalare la vita al giocatore, ma di prenderlo e di usarlo con te. Chiaramente sarà usato dalla CPU e onestamente non è molto forte, nel senso, nelle boss fight non dà una mano, serve da per distrarre il boss, l'ho usato diverse volte quindi in questo caso io adesso posso solo pregare, vi faccio vedere, prega e continua, ho pregato per Yesterday e Yesterday avrà ricevuto un oggetto. Ok, io posso recuperarlo, ripararlo ora noi in questo caso lo ripariamo, così vi faccio vedere quello di cui stiamo parlando. Ecco, vedete che adesso si alza, tra poco mi dirà che è mio alleato, appena sarà pronto forse. Buongiorno, sì. Ok, è mio alleato. La particolarità è che questa cosa la potete fare anche col vostro di cadavere, nel senso che quando si va a recuperare il proprio cadavere per recuperare i chip, si può scegliere chiaramente se recuperarlo o ripararlo. Riparandolo si avrà un potenziamento casuale, e recuperandolo invece si avrà la possibilità di avere un corpo in più, che è il nostro ma che combatte con noi. È una particolarità molto interessante di questo gioco, la trovo abbastanza divertente. Ora questo è un robottino veramente forte, come vedete. Tanto qua ho visto che l'arredamento è perfetto. Ok, come vedete la parte, cioè a differenza dei giochi di questo tipo, la parte esplorabile è veramente enorme. Se dopo vi do un'occhiata alla mappa, allora qua vedete molti dei posti di salvataggio qua sono camuffati da distributori di bevande classici. E bisogna sono assaltati da questi robottini, che in questo caso sono di livello 1, quindi bastava guardarli male e scappavano. E basta ripristinarlo e ci darà, appena finisce di parlare il nostro simpatico amichetto, grazie, gentilissimo che smetti di parlare, ci dà nuove informazioni sulla mappa e ci permette di salvatare, di salvatare, che bello, faccio le perle di Nipa a voce oggi. Ci permette di fare il salvataggio veloce e di leggere i messaggi, in questo caso non ce ne sono arrivati. E qui ci dice di guardare i dati della mappa, perché chiaramente rispetto a prima la mappa adesso ci mostra già delle cose in più. Qui vedete che la prima parte di mappa che possiamo esplorare è questa, dopo diventerà molto più grande, come potete già osservare da questa panoramica rapida. Io la trovo veramente enorme per un tipo di gioco del genere. Come vedete qua mi dai i segnalini dei punti rossi, che saranno missioni secondarie e primarie. Qui mi dà la mia destinazione attuale e niente, direi che andiamo avanti, perché non penso che i menu siano così interessanti, ma mi sembrava giusto farveli vedere perché è un gioco nuovo. Se dovete valutare l'acquisto, io guarderei queste cose sostanzialmente, quindi le faccio vedere anche a voi. Tra l'altro ci si potrà spostare velocemente sulla mappa tramite i vari animali presenti nel gioco, che non saranno molti ovviamente, però per esempio ci saranno gli alci, che potete
Puoi scegliere se ucciderli o cavalcarli, esatto. E dovrete, per cavalcarli dovrete acquistare degli oggetti dai mercanti, che non sono qui a dirvi, che comunque trovate sempre tutto nelle nostre guide. Un'altra cosa è le armi, che potete acquistare sia dai fabbri, sia penso droppare dai nemici o boss vari. Sì. Ok. E comunque sia, potete potenziarle, il livello delle armi varierà, potrà arrivare fino al 3 e in un caso specifico potrete anche potenziarle oltre. Io intanto sto esplorando un po' la mappa, sembra molto molto grande. Sì, io sto esplorando un po' per farvi vedere. Parlavamo delle alci, io in questo momento l'alce posso solo ucciderla perché non ho equipaggiamenti. Però come vedete l'alce mi guarda e scappa. Sì, poi ci saranno i vari nemici che saranno vari nemici che vi attaccheranno, oppure saranno presenti anche la funzione di recupero. Non ostili. E mi ha dato provocazione più uno, overclock più uno e difesa fuoco più uno. Era per far vedere anche questo, visto che ho trovato un cadavere. Come vedete la mappa è abbastanza grande, io adesso sto proprio esplorando così la prima zona random per farvi vedere un po' com'è, senza... Vado a prendere quell'oggetto là in fondo. Ok. Ora possiamo andiamo almeno al cavo accampamento, così. Gira. Di qua c'è la fine di qua, ok. C'era un oggetto che avevo trovato, volevo vedere se lo trovo di nuovo, vi faccio vedere, ma non lo troverò secondo questa volta. Ok. Comunque i cadaveri degli altri giocatori online saranno solo a favore nostro, cioè non saranno ostili. No, non sono ostili. Okay. Non posso... come non succede posso... come per esempio Nio, che si potevano comunque chiamare i personaggi. Ah, qui posso far vedere un'altra cosa, è vero. In questo gioco si può pescare, ovviamente, perché pescare oramai è di moda in tutti i giochi. E qui basterà lanciare nella direzione che vogliamo il nostro pod. E è molto facile pescare. Quando lui scende completamente, si può pescare. Tipo adesso. E ok. Oltre a ottenere gli oggetti, la carpa, eccetera, ci sono anche pesci metallici che forniscono oli che potenziano il nostro automa. E oltre a questo ci sono poi delle missioni secondarie che richiedono particolari tipi di pesci in particolari tipi di posti, che aumentano chiaramente la longevità di questo gioco, nel senso che chiaramente uno non si metterà a giocare a Nier Automata per pescare, ma o forse sì, nel senso non mettiamo limite. Come vedete il nostro compagno ci dà sempre supporto e quindi è sempre un aiuto. Ok, adesso andiamo di qua, così vediamo se c'è qualche oggetto che mi sono perso al volo. Vabbè, tanto lì ci possiamo andare dopo. Come hai trovato l'intelligenza artificiale del compagno? Se devo essere onesto, per ora è senza infamia e senza lode, nel senso che è funzionale, funziona, ma ogni tanto spara un po' dove vuole lui. Però okay. L'ho trovato molto meglio di giochi tripla di altro genere in cui servirebbe particolarmente, sostanzialmente. È funzionale, non è niente di eccezionale, onestamente, però è funzionale. Mi sono trovato molto bene. Fa il suo lavoro. Ah, queste sono un tipo di casse che adesso non si possono ancora aprire perché non abbiamo ancora sbloccato la possibilità. Qui recuperiamo questo là per terra. Andiamo a parlare direttamente con
You're number two. You know about 2B? Yes, well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Che cos'è la resistenza degli androidi? È quella di cui facciamo parte anche noi, sostanzialmente, che cerca di liberare la Terra da, dagli automi, dai robot, scusa, dai robot, dalle macchine, insomma, portateli agli alieni. Allora, iniziamo a parlare con lui, che è il mercante dei rifornimenti, che chiaramente ci dirà che dobbiamo trovargli degli oggetti per poter riuscire, perché lui diventi torni operativo. In realtà non si può già acquistare, però ci chiederà di fare una missione. Qui possiamo acquistare cose base, chiaramente. Io adesso non ho bisogno, quindi non comprerò niente. Gli chiediamo se vende chip. E... intanto in sottofondo c'è la... si può sentire la colonna sonora, che io veramente trovo meravigliosa di questo gioco. Sì, da quello che ho sentito era carina. Target location data obtained. Ok. Tua missione secondaria è stata aggiornata. Io prendo anche questa perché così... questo è il mercante d'armi. Sì, all'inizio conviene sempre prendere più missioni possibili. Sì, no, era io, chiaramente, avendole già fatte, adesso le prendo perché così sono facili da far vedere a... Ok, qui ho analizzato le cose. E siamo arrivati a 20 spettatori. Decidiamo di aiutarlo. Questa è anche una delle canzoni che mi piace di più sottofondo, peraltro. Poi qui bisogna parlare ancora con lui, che come vedete ha la testa... al casco antionde elettromagnetiche per entrare in funzioni non necessarie, che è lo stesso che Yoko Taro indossa sempre nelle interviste, le poche interviste che rilascia. E qui lui, perché qui ci serve, ci spiega le cose base del gioco. Io ora vi faccio vedere solo per farvi capire, perché questo l'ho già spiegato a voce, quindi ci spiega che bisogna attivare il punto d'accesso, eccetera. Ah, proprio fare domande. Sì, no, queste sono domande per scoprire il funzionamento. Io ora faccio andare veloce, scusatemi, ma perché era solo per farvi vedere come si salva, cosa sono i punti d'accesso, cosa devo fare se muoio, dove devo andare adesso, la telecamera mi dà la nausea, il gioco è troppo difficile, cioè sono cose basilari sul gioco, insomma, una sorta di tutorial ti spiega, cioè una sorta di assistente che ti spiega come giocare. Qui chiaramente si può parlare di nuovo con tutti. Questo è uno degli accampamenti che visiteremo spesso durante il gioco e che chiaramente verrà poi, cioè ci saranno poi più opzioni più avanti. Qui parliamo anche con questo, negozio manutenzioni, qui si possono comprare e potenziare i chip. Ma nel corso della storia, quando dopo che avevi fatto un po' di missioni, cambierà anche l'accampamento o rimarrà sempre uguale? Allora ci sono dei cambiamenti, nel senso che si aggiungono cose, cambia, cioè sono rimane statico, cioè ci sono cose, personaggi in più, cose in più, eccetera. Poi allora intanto aspetta che qui c'è qualcosa da raccogliere, lo vedo già, una bella cassettina si prende sempre, esca per animali ad esempio, è uno degli oggetti che servono. Poi qui andiamo un attimo a salvare, così sblocchiamo le informazioni della mappa. Vedete che adesso io il trasporto ce l'ho attivo, perché chiaramente posso andare solo al bunker in questo momento. Si attiva man mano che voi fate, che prendete questi punti qua. A un certo punto si potrà usare anche il, si possono usare anche i distributori sbloccati nella mappa, sostanzialmente,
e quindi sarà più comodo e più veloce spostarsi da un punto all'altro. Facciamo un salvataggio veloce. Ok, ora vi mostro ancora una missione, poi per Nier ci, cioè, chiudiamo per oggi. Va bene, sembra buono. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. Ah, già, non si può entrare di qua. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Iniziamo ad andare da questi che tanto sono simpatici. La zona rossa sulla mappa è dove... è dove c'è la... sì, in questo momento dove c'è una missione, dove c'è qualcosa che ci può servire per una missione. Infatti abbiamo trovato un il circuito per il mercante, essenzialmente. E qui, come vedi, mi dice salvataggio possibile in alto a destra, perché là c'è il gli ho sparato. Ah, ok. C'è il salvataggio disponibile. Lì sono gli alci. In realtà questa l'abbiamo fatta, però andiamo a fare anche l'altra, perché così le portiamo due per volta, perché sennò se le portiamo una sola e torniamo... Allora, qui devo andare da questa parte qui. Andiamo dentro lì. This is the place that weapons trader was talking. Intanto Aragorn si augura che Yoko Taro nei prossimi giochi sarà più finanziato. Spero di sì, perché secondo me è un genio. Poi io non so, va molto a... chiaramente i gusti videoludici sono molto soggettivi, quindi sì. Non è... sì, stavo rianimando... Oh, se la mettiamo così. Una spadata in piedi. Anzi, un colpo d'ascia. Okay. Che dà un indizio oltretutto su come il tizio sia morto lì. Ma è possibile fare una sorta di co-op online o è solo tramite i cadaveri? No, solo tramite i cadaveri. No. Ok, gadget 2, andiamo a vedere se quello è un gadget per pura fortuna. No, è un cristallo. Qui devo solo raccoglierli, sostanzialmente. Ok, li ho raccolti, ne prendiamo uno in più perché
Let's get these back to the trader. Ok, possiamo tornare indietro. Ok. Scusate solo un secondo, così. Andiamo di qua. Io devo lasciarvi, signori. Va bene, tanto anche noi tra poco stacchiamo. Ok, sì, tanto. Sì, saluto tutti e vi auguro comunque di continuare nelle vostre missioni. Buona continuazione. Grazie, alla prossima. Ciao Pietro. Ciao ciao. Ok, noi consegniamo queste a lui. E i mercanti saranno molti nel corso del gioco? O... Sì, ce ne sono abbastanza. Sì? Sì. Allora, c'è la tua ricompensa per la missione. Ok. Qui adesso ci possiamo comprare un'altra arma. E io prenderei la Doma Bestia perché... Perché sì, è la Doma Bestia, è enorme. Tanto per farvi vedere così... Mi ricorda un'arma da Dark Souls. Chiaramente adesso non abbiamo... Ah sì, possiamo anche potenziare il patto virtuoso, che è la nostra arma primaria. E si può vendere, chiaramente. Che ovviamente come tutti i giochi penso che bisognerà farmare qualche oggetto per poter potenziare, certo. Le varie armi. Ah, lui invece ancora non ho trovato tutto, mi sa. Andiamo a vedere. Sì, perché c'è ancora una missione rossa. Facciamo ancora questa cosina qua. Tanto è veloce. Ma invece il tuo compagno si potenzierà da solo? Da solo. Ah ok, non devi stare lì a potenziare anche lui. No, lui non si potenzia. Tanto come vedi è qua sotto la zona rossa, quindi ci impieghiamo pochissimo a farla. Forse perché non c'è nessuno. Hanno disertato l'appuntamento. No, comunque il fatto che tu possa cambiare stile di combattimento sia corpo a corpo che con il pod è molto interessante. Dà quel tocco in più che magari un giocatore solo usando la spada così... No, sì, infatti poi un po' è molto, si diverte anche di molto meno. Comodo. Sì, poi dà proprio varietà. Volevo capire perché qui... Scusa, devo respawnare i nemici ma li ho uccisi prima. Non c'è un metodo tipo salva la partita e i nemici tornano in gioco? Possiamo provarci lì il salvataggio. In realtà sì, di solito respawnano, però non so se respawnano così velocemente.
No, bene. Niente, sono scappati i nemici. Ah, andiamo a fare un giro di qua. Oh. Se compare un messaggio nero, è un messaggio che non vedete sullo schermo, ma va bene. È il messaggio della, che la connessione. Ok. Bene, andiamo a cercarci un altro. Oltre a quei nemici lì che abbiamo visto prima, ci sono anche nemici, se si può dire, umani o... umanoidi, io ti rispondo di sì, perché si vedevano già nei trailer, quindi ah ok, umanoidi di forma umana sì, non spiegherò nient'altro perché non ho nessuna intenzione di fare nessun spoiler sulla trama e niente, ma sì, era solo per chiarire il genere dei nemici. Sì sì, ci sono nemici di tutti i tipi, poi chiaramente essendo un gioco sviluppato da Platinum Games la quantità di boss enormi è altissima, ma è una cosa normalissima. Sì, è una peculiarità della casa. Plant life has claimed most of the central area. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Intanto sto facendo una bella esplorazione. There are any huge boars and such too. Andiamo a prenderci questo salvataggio qua. Hai coperto dai nemici. Vedete, qui c'è un sacco di roba da esplorare, è proprio grande la mappa. Nel senso. Sì, ci si potrà perdere ore e ore andando in giro. Vi sto mostrando un po' la mappa, poi per stasera vi abbandoniamo. Arriviamo ancora, qui ci sono due nemici, andiamo a prendersi due nemici qua. Sono di livello 9, attenzione. Aia. No, è 7 questo qua. Comunque vanno giù tranquillamente. Sì, sì. Tra l'altro, andiamo a fare così. Ah, allora aspettate, non l'ho messo. Ho messo l'altra arma così anche come seconda, come arma pesante. Ok, così guardiamo un po' la varietà. Sono molto molto carine da vedere. Ok.
Se comparissero anche dei nemici sarebbe bello, ma... Ok. Voglio dire una cosa. Ah, devo trovare una chiave rotta, quindi sarà qui da qualche parte, non è un nemico. Ecco cosa mancava. Sì, perché ci sono delle missioni che sono... non saranno semplicemente spara al nemico. Sì, sì, certo. Ci sarà una discreta varietà di missioni comunque. Magari questa? Sei una chiave rotta? No. Del semplice ferro grezzo. Ogni tanto inciampando nei rovi si trova qualcosa. C'è un pezzo di esplorazione ancora, poi chiudiamo. Oh, c'è un cadavere. Intanto salutiamo Federico 305 che ci saluta. Ciao Federico. Ciao. Dicevo, per chi si è connesso adesso, stiamo streamando su Nier Automata le fasi iniziali. Abbiamo fatto praticamente la fase presente anche nella demo, che chi ha giocato ovviamente avrà già visto. Comunque non stiamo facendo missioni principali o cose simili, per evitarvi spoiler almeno il primo giorno, dato che è uscito oggi e uscirà il 17 su PC. 17 marzo su PC, esatto. Tanto venerdì 17 mi sembra. Per chi è scaramantico. Comunque anche i nemici con gli scudi sono... non sono difficilissimi da uccidere. No, vabbè, in queste fasi no. Sì, ho trovato, trovato il circuito che serviva, ma non la chiave. Però ci dà una direzione nuova. Questa e quindi... chiave è introvabile. Oh, è la stessa di prima, la direzione. Mi sa che è la stessa di prima, che bello. Stiamo facendo le missioni iniziali proprio per non mostrarvi cose troppo avanti oggi. Domenica sera, per chi vuole vedere delle fasi più avanzate, mostreremo qualcosa di più qualche missione più avanzata, cercando di rimanere sempre fuori dalla trama principale in modo da non fare troppi spoiler i primi giorni. E settimana prossima invece vi mostreremo qualche boss e il gioco è molto, come tipologia di gioco è molto simile a Bayonetta, Devil May Cry, un action di questo tipo, sì. Con però le particolarità che è legato al GDR Nier, ha una componente esplorativa e barra gioco di ruolo, diciamo, sì. Spiccata. E allora, ciao, come si fa a salvare? Scusate, sono al primo boss e se muoio mi fa iniziare da capo. Allora, il discorso è che per salvare devi per forza superare il boss. Perché fino a che, cioè, puoi salvare sempre solo dai punti di salvataggio. Quindi
Se vedi che, cioè, se sei bloccato al primo boss e vedi che continui a morire, cerca di colpirlo sempre da distante e rianimare qualsiasi cosa trovi rianimabile per distrarlo, perché immagino che avrai finito tutte le cure, o che finirai tutte le cure se muori un sacco di volte. E quindi cerca di prenderlo alla distanza, cercando di schivare il più possibile i colpi. È l'unico modo che hai, purtroppo, per superarlo. Se rimani bloccato in un loop di nel salvataggio del, cioè nel checkpoint, chiamiamolo così, del boss, è sempre problematico per quello, sostanzialmente. Però fidati che se provi a colpirlo un po' da distante fai attenzione a schivare, dovresti riuscirci tranquillamente. Poi, una volta battuto il boss, potrai tranquillamente salvare attraverso le varie macchinette o comunque i punti di salvataggio. Sì, no, poi dopo il boss c'è subito modo di tornare a salvare, sostanzialmente, diciamo. Nel senso che dopo il boss di solito ti lascia andare a salvare sempre, difficilmente non ti... Sì, diciamo che è il primo scoglio, tra virgolette, per entrare nel gioco vero. Daniele, io ti consiglio, quando hai problemi con i boss, soprattutto i primi, che sono sì forti ma non imbattibili, stai un po' distante e fai così, perché sì, con la mitraglietta e col colpo, cerca sempre di agganciarlo anche quando si sposta e di colpirlo col colpo potente del laser e togliergli la vita così, perché se rimani incastrato in uno dei boss iniziali che non riesci ad andare avanti, fai così, è l'unica cosa che puoi fare, non ci sono altri modi, purtroppo. Quindi sì, cerca di stare lontano e di schivare i colpi il più possibile. Aspetta, però lui è il primo boss. Se è il primo boss quello che abbiamo già fatto prima con le motoseghe, o se è il primo boss dopo, nel senso, il prologo o dopo? È per capire, scusate se sono fermo, ma intanto almeno cercavo di aiutare Daniele. Boh, penso che... Sei andato a provare? Sì, no, quello con le motoseghe. Ah, quello con le motoseghe. Allora, ascolta, per quello delle motoseghe, sia la prima volta che quando diventa grande, che immagino che sia lì, che sei fermato, è molto semplice, perché in realtà devi solo schivare con R2 quando ha le motoseghe sul terreno, sostanzialmente, nella fase iniziale. Se tu schivi quello e tu continui a agganciarlo con la mitraglietta e sparali con quello, quando la motosega è giù, basta che gli vai vicino e gli dai le spadate, se vuoi farlo più velocemente. Però, se come l'ho fatto anch'io prima, se vuoi rischiare il meno possibile, basta che schivi quando sta per colpirti, che diventano infuocate, arancioni, si avvicinano, e lo schivi a tempo, sia in quella fase iniziale che in quella dopo. Basta che tu schivi sempre le motoseghe e poi continui a spararli, che perché il primo boss si avviano poi delle cutscene, dei video, e quindi poi si evolve la prima boss fight così, con le cutscene. Quindi l'importante è che li togli un po' di vita, un po' di vita, un po' di vita, e partono le quattro sequenze animate. È molto semplice, in realtà. Cioè, l'importante è che ti concentri sullo schivare il primo gli attacchi delle motoseghe con R2, con un po' di tempismo. In realtà non è troppo punitivo questo gioco dal punto di vista delle schivate. Il mio consiglio è quello. Se in realtà, appena stacchiamo qua, se guardi, io l'ho fatto il boss prima, se guardi io l'ho fatto più o meno come ti sto dicendo, quindi e tra un'oretta sarà caricato anche su YouTube questa parte iniziale di Nier, quindi se non riesci e vuoi riprovare, e nel nostro sito trovi anche le guide, se vuoi, e nei prossimi giorni streameremo ancora. Se hai bisogno di altri consigli, basta che ci contatti e ti diamo una mano volentieri. Ci siamo qui a tua completa disposizione. Bene, ragazzi, nonostante voi siate tantissimi in questo momento per le nostre dirette, e in questa fascia pomeridiana di solito non abbiamo così tante visite, vi dobbiamo salutare perché abbiamo una programmazione da rispettare e anche da lavorare per portarvi materiale sul sito. E con Nier Automata ci rivediamo domenica sera, e anche durante la settimana prossima mostreremo diverse volte questo gioco.
Se vi è piaciuta la nostra diretta, seguiteci, mettete il follow sul nostro canale, ci trovate su serialgamer.it. Per oggi è tutto da parte mia, ciao e Alessandro. Da parte mia, ciao a tutti ragazzi, e seguite mi raccomando il sito per news e tutt'altro, quello che volete. Buona serata, vi ricordo l'appuntamento di questa sera, che è con un gioco indie uscito questa settimana su Steam che si chiama Wild Unknown. Lo giocherà Alessandro 1, non quello di adesso ma di Nolfi. Domani invece ripartiremo al mattino con Paladins, e poi al pomeriggio streameremo Destiny, alla sera The Division. Trovate gli appuntamenti scritti qua sotto sul sito e aggiungeremo probabilmente anche altre dirette su Nier, perché è il gioco del momento, questo ci sembra giusto farvelo vedere, potervelo mostrare per anche aiutarvi se avete problemi su quei boss in diretta, e soprattutto per farvi valutare l'acquisto, se ancora non l'avete comprato lo state valutando, perché siamo un portale di informazioni, il nostro compito dovrebbe essere quello di potervi mostrare come sono i giochi, secondo me. E comunque quindi merita, vai, tantissimo. Sì, assolutamente. Troverete domani la nostra recensione. Buona serata a tutti, ciao. Buona serata.